Tarallo recupera, ma purtroppo la sua prestazione durerà pochi minuti, quindi si ripeterebbe la formazione di Colle, con l'esclusione invece di Nocentini, fermato da un problema muscolare in allenamento durante la settimana. Ancora attacco senza riferimenti fissi. Il Lentigione, avversario della finale playoff nazionale, si presenta con il medesimo centravanti del 2014, Miftà, che alla prima occasione trova il vantaggio. Angolo di Bignotti, il numero 10, ospite di testa, non ha difficoltà, ha lasciato solo a trafiggere Grosso sotto misura. La difesa azzurra fa ancora peggio prima del ventesimo sul nuovo corner, che vede la palla a raso terra passare nella moltitudine di gambe e raggiungere Bignotti, che deposita il raddoppio per un 2-0 fin troppo semplice. A questo punto si sveglia la squadra azzurra, la punizione di Morbidelli è avvelenata ed intoccata, va a superare l'estremo ospite sul montante più lontano, 1-2, ma il distacco minimo dura però solo due giri di lancette. L'intervento in area di Piantini su Miftà è punito giustamente con la massima punizione. Lo stesso attaccante con freddezza trasforma dagli 11 metri 1-3. Ed il divario si allarga ancora prima dell'intervallo. Stavolta Berti, nipote d'arte, sfugge sul filo del fuorigioco, approfitta dell'inciampo di Piantini, si presenta solo davanti a Grosso e cala quindi il poker reggiano. Anche i tifosi della gradinata calano i vessilli con un tempo di anticipo, contestando fuori stadio. In apertura di ripresa c'è un timido abbozzo di reazione. Il sinistro a girare di Morbidelli dal limite supera però l'intero specchio della porta. Sulla ripartenza successiva il Lentigione potrebbe ancora far male. Cross di Traoré in percussione offensiva. Miftà sull'uscita di Grosso spara alle stelle, ma Morbidelli, unico dei suoi in fase costruttiva sufficiente, ribadisce in rete da 0 metri il tiro cross di D'Abruzzo, e così c'è ancora una mezz'ora di speranza per il Marzocco. La rete però, che non arriva nuovamente, trasforma poi in modo negativo le energie nervose, quindi Romanelli, da poco entrato, è punito con un cartellino rosso diretto nel contrasto a gomito alzato, e dopo 4 minuti di recupero finisce San Giovannese 2 Lentigione 4.